Stiamo per ascoltare, forse per la prima volta in 5 secoli, musica cantata in questa cattedrale nel Medioevo e musica creata per questa cattedrale. Canto beneventano, ma veramente il canto conosciuto alla corte di Arrighi II, conosciuto lui anche a Salerno. Quindi si potrebbe dire canto beneventano, canto salernitano, canto capuano, canto varese, canto turco, conosciuto dal IX secolo in tutta la zona meridionale. È stato come azionare la macchina del tempo che ha riportato tutti all'Alto Medioevo grazie alla scoperta a Vercelli di un raro codice manoscritto che ha permesso l'esecuzione di quei brani che risuonavano dopo l'anno 1000 nella cattedrale di Salerno. L'esecuzione dell'Exulter è stata anticipata dall'inaugurazione della mostra Tra cielo e terra con l'allestimento temporaneo di opere e manoscritti medievali dall'11 al XV secolo al Museo Diocesano. Un evento nell'evento che anticipa la celebrazione della traslazione delle ossa di San Matteo. Che ci fa capire come comunque Salerno abbia avuto alle sue spalle, ha alle sue spalle una storia artistica, culturale di altissimo profilo e questi manoscritti, anche nell'ambito musicale, testimoniano proprio una ricca tradizione propria di Salerno nell'ambito liturgico. Per noi è veramente un'occasione speciale poter aprire questa finestra sul Medioevo Salernitano e poterlo fare con questi oggetti che sono patrimonio della cattedrale e patrimonio del museo. Poterlo fare come a livello espositivo e poter anche, diciamo, dare una disponibilità ai contributi scientifici, quindi una narrazione, una descrizione dei codici, che sono generalmente degli oggetti abbastanza sconosciuti e di settore. Invece con questa mostra cerchiamo di dare una conoscenza ampia per tutti di questo patrimonio che è il patrimonio della storia della cultura salernitana, della nostra cattedrale, della vita liturgica, ma anche della vita religiosa e sociale, perché nel Medioevo la cattedrale di Salerno era il centro della città e anche della politica, del territorio salernitano. È un bel riscoprire, no? Una tradizione millenaria di Salerno e un'importanza, una centralità nel Mezzogiorno e non solo. Sì, assolutamente è un'occasione preziosa che abbiamo di mettere in mostra il patrimonio storico-artistico della nostra città e della nostra cattedrale, nella quale la città si identifica inevitabilmente. La cattedrale è il monumento per eccellenza nel quale ogni salernitano si ritrova, insomma. E quindi è bello poterlo valorizzare questo patrimonio in occasione di una festa importante, quella del 6 maggio, che è la memoria della traslazione delle reliquie di San Matteo. Tenendo presente che la festa di San Matteo non è soltanto il 21 settembre, giorno in cui la Chiesa tutta celebra la festa del Santo, ma è, direi, per noi salernitani soprattutto il 6 maggio, perché il 6 maggio è il giorno in cui ricordiamo l'arrivo delle reliquie del Santo nella nostra città, tra una folla festante che omaggia il Santo con dei fiori, i cosiddetti columbri, che ancora oggi le parrocchie offrono al Santo Patrono.